3, 2, 1, siamo in diretta, ben trovati da Vittorio Cassinesi, guardate Nicola Marietta, grande Nicola Marietta, guardate che bello sfondo fiorato, sono i prestiti del mio fioraio di Tommaso Giannico, che salutiamo il signor Giannico Nicola, giusto? Giusto. Per gli amici Marietta. Marietta. Perché Marietta? Perché prima sta venendo con la Marietta a bar e mo quindi? Ma Marietta è show, se ne è show perché. Marietta. No, Marietta che salta, che sei Mariolini. Che sei Mariolini. Personaggio No. Siamo qui per gli amici tranesi che sono al nord oppure fuori dalla città di Trani, che vogliono conoscere detti e modi tranesi. Vediamo se la signora lo sa. Allora, facciamo una domanda. Signora, se c'è la sdeng e la stata sdeng? Cos'è? La è una rete tran, mi sto pigliando più tranese. Signora, siete tran? Sì, sono nata, sì. Sei là per tranese? No. No, no. La signora non parla tranese. Possiamo dire che chi sta guardando. Ah, quello sta. Ma sai, signora, siamo in diretta, lo sa. Sì. Come si chiama la signora? Maria. La signora purché si chiama Maria? Allora è di Trani, allora viva la signora Maria! Viva Maria! Scusi, sai che cos'è la sdang e la sotta sdang? Le domande, le persone. Allora, spieghiamo, c'è della sdang? È che tu trai che da oceano un cavallo da una venne un cavallo all'altro è che tu salti alla satta sdeng. La satta sdeng sarebbe quella parte di sotto è che da retto o stessa quella dritta che aggancia i due cavalli i due cavalli la sdeng c'è gente cudo valanzaina valanzaina c'è da valanzaina Maria, oggi è Santa Maria, cosa è Santa Maria? No, oggi non è Santa Maria. Signora, oggi stiamo facendo modi di dire tranese. Maria, al signor Nicola Marietta, modi di dire tranese. Ne conosci uno, un modo di dire alla tranese? Un passeggino. Modo di dire. Ce n'è nei cusse, cussal, ce n'è la sella, matena, San Martino. Questi sono i modi di dire. San Martino, ma. Senti, mi dici uno scioglilingua tranese. Ci sono mai scelte? Aspetta, questi. Possiamo farla questa in diretta? Ma questa è la televisione? Siamo in televisione. Dove? Siamo in TV. Vuole venire? Dov'è? Vedi, siamo in TV. In diretta la signora Maria ha detto ci sono mai scelte? Nicola, mi lasci in diretta così i telespettatori. Ma sei tutti insieme la televisione. Ma non viene a togli quella cosa che non mi piace, che io voglio vedere la persona con li va a dire che non guarda. Scusate, avete da chiedere qualcosa? C'è un signore non che c'è da cercare. Ma in dialetto tra le la cosa solta volete te? Non sa niente. Attenzione. Ma la danno 27. No, non so, un premio del settembre. Ma non è più come a premio. No. Era bello premio allora. Premio, sì. Ma che canale hai da? Te le sbatto. Sapere come va a finire a Forum? So tutti che litigano, fai una mazzata, fa l'altra, ma la mangiate tutti. E non ne ho per niente, dove sono tutti che? Tutte chiacchiere. Sentite questo urlo? Questo urlo di una bambina che diventerà cantante tra un po', si chiama Narita. Salutiamo la piccola Narita, il nonno è contento che è arrivata la nipotina. E voi, ciao Maria. Come arriva? Quando arriva? Ad ottobre. E quindi è prossima a diventare nonno. Seconda volta. Salve. Scusi signora, vuole dire un detto tranese? Un detto tranese. Nazi tranese. E c'è stata a fiatra. Ce ne sei, c'è. Ci fai fare trase. E come per l'altro hanno sbarcato. Sbarcano un sacco di persone qua.
E vedi, allora sì. Ma invece io. C'è da capire. Io faccio come il giudice, tu fai fuori. Ma era una tradizione, ma siamo in diretta! Come si chiama? Maria? Io napoletano. La signora Maria Napoletano. Salutate la signora Maria. C'è qualche parente da salutare a Milano? Quando te... Dove sta? No, da Milano, tutta a Trano te. Tutta a Trano, tutto Trano. Tutta a Trano, non da Milano. Vuoi salutare qualcuno che si chiama, non so... I miei figli. E come si chiamano? Giulio, ciao Giulio. Roberto Gaetano. E Gaetano, chi altro ci abbiamo in famiglia? Tony, mio marito è noleggiatore. C'è Tony? La bicicletta. Alla città della, quello è mio marito, pare. Tony! Hai incontrato tua moglie, si chiama Maria. E sono dicendo Tommaso, scusami. Salutiamo gli amici. Sta salutando. Cacuso, da Giulio. Maria, sta salutando Maria Cucci, Michele di Lernia. Da dove chiama Michele di Lernia? Da Trani. Di Lernia, ha cambiato cognome. No, se ne è scappato. Ti sta salutando, vedi, fa un saluto. Ciao, fai salutare. Che numero è questo canale? Teletrani, DJ Cassinesi, Vittorio Cassinesi. Allora io ci posso vedere. Sta già in onda, siamo già in onda. Ma scusate, se ne è scappato. Salutare le persone. Lo so che una persona così, lo sapete. Comunque ringraziamo chi ci ha accolto in questo splendido locale. Guardate quanti fiori stanno, guardate quanti che bei fiori. Sono da Tommaso Giannico, il mio fioraio. Salutiamo il nostro giovanotto. Come ti chiami tu? Scusi il nome? Michele. C'è Michele, c'è la signora, si chiama? Santa, e poi Anna Rita, la piccolina, è quella che sta urlando, non l'abbiamo fatta vedere per motivi di privacy. Però aspetta, voglio far vedere una cosa bella. Se sapete dirmi che fiori sono questi, ve li diamo in omaggio. Nicola ti farà un bel mazzo. Ciao Vittorio Cassinesi, da Michele di Lernia e Savino di Veloso. Beh, allora... Ah, vogliamo dire dove si trova il mio fioraio a Trani? Scusa, Tommaso, lui è il grande Tommaso Giannico, il mio fioraio. Ieri ci siamo incontrati, ho visto che lo staff si agroalimenta. Si agroalimenta. Tommaso, prima di salutare... Se ne è scappato? No, stavamo facendo una chiacchierata con Nicola, tuo padre. No, lui è uno che di cultura tranese ne conosce... Tanta. Tantissima, è un culto. Allora, i personaggi di Trani oggi sono Nicola Marietta e Tommaso Giannico. Dal mio fioraio... Siamo in via Umberto al numero 192 e Tommaso ovviamente floral design. E c'è scritto qua il mio fioraio e piante e fiori per qualsiasi ricorrenza di tutti i tipi. A proposito, qual è il fiore di questo periodo? Perché sei un... Ma non esiste un fiore di questo allora periodo. Un fiore per il 30° anniversario di matrimonio. Una bella rosa rossa. Rose rosse per te ho comprato stasera. Salutiamo Mimmo Palmiotti che ci guarda da Biceglie. Ovviamente ci stanno guardando anche dalla Svizzera. C'è Savino di Venosa da Trani, la signora Maria Curci, poi c'è Michele di Lernia. Ah, volete chiedere qualcosa al fioraio? Se, non lo so, avete qualche curiosità floreale? Non lo so, puoi spiegare un fiore come viene trattato? Il fiore viene trattato come... Se fosse una moglie. Come la signora Santa che sta in attesa, è diventato papà. Ha messo la pagliotta nel forno, Tommaso. La seconda. Si sa già cosa avremo? Maschietto. Quindi abbiamo ottobre il lieto evento di Tommaso Giannico. E qual è il fiore quando nasce il maschietto? Quando saranno a fare un bel ramo di orchidee. Orchidee, quelle sono. Ah, c'è Dina, ciao Dina! Salutiamo Nancy, a proposito Nancy, oggi è il suo compleanno. Ah, auguri, oggi auguri. Compie 42 anni. Buono. Questa è Nancy, a 42 che fiore diamo? Le gerbere. Poi ci siamo incontrati alla farmacia nella vita esce. Se volete stare bene non dovete andare, andate al fioraio, andate alla salumerei, alla baciamerei, c'è la figliera da mangiare. Saverio Binetti che dice ciao Vittorio e Tommaso. Ciao Saverio. Conosce Saverio? Ah, Saverio, grande amico nostro. Allora, curate i vostri fiori, le vostre piante e i bonsai come si tengono, un po' di acqua, giusto? Un po' di acqua in più ogni e vai tranquillo. Ciao. E poi... Beh, un fiore che rappresenta l'estate. Beh, tutto. Dall'ortice, dalla peonia, da tutto. Bellissimo. E poi ovviamente arriveremo al periodo quasi autunnale, ma noi siamo ancora in estate, pensiamo positivo. Beh,
ovviamente questo periodo è ricco di ricorrenze, sì, matrimoni, sì, anniversari, battesimi, sì, comunione. Covid-19. Vabbè, il Covid-19 ci ha un po' bloccato, veramente, ci ha reso, come dire, un po' restii. Perché me ne sia come plan. Però ce la faremo. Dai. Ce la faremo? Come dici, forse andrà tutto bene. Forse. Noi ringraziamo il nostro Tommaso Giannico, Nicola. Salutiamo Nicola Marietta direttamente dal Tommaso in Pio Fioraio. Vi lascio al vostro lavoro. Se volete, venite a trovare. Lui con un ultimo detto tranese. Guagliò batti. Andatevi a show. Buona giornata. Ciao a tutti. Ciao Tommaso. Ciao Vittorio.